Nella scheda principale, a sinistra di ogni segnalazione, appaiono quattro pulsanti, ciascuno dei quali permette di eseguire una diversa operazione. Il primo permette di visualizzare la scheda di segnalazione, il secondo di apportargli delle modifiche, il terzo di esportare e stampare la scheda della segnalazione e il quarto di cancellare la segnalazione inserita. A seconda del livello di accesso al sistema, è possibile che alcuni pulsanti non siano attivi al fine di tutelare la proprietà dei dati. In ogni caso, tutte le segnalazioni sono visibili a tutti gli utenti. Dall'elenco delle segnalazioni è possibile filtrare solamente quelle di interesse. Ad esempio, è possibile selezionare dal menu a tendina le segnalazioni relative alle singole province. In questo caso, una volta selezionata la provincia di Sondrio, rimangono visibili solo le 7 segnalazioni presenti per questa provincia. Allo stesso modo, è possibile selezionare il comune in interesse dal menu a tendina che riporta l'intero elenco dei comuni lombardi. È anche possibile applicare un filtro per specie, dato che il database è relativo ai grandi predatori presenti in Regione Lombardia, cioè lupo, orso, lince, aquila e gipeto. Per filtrare in base a una singola segnalazione, selezionare il codice corrispondente dall'apposito menu a tendina. Per annullare il filtraggio, è sufficiente cliccare sul pulsante con le frecce per il gruppo di filtri superiore. È possibile inserire nuove segnalazioni nel database cliccando su Nuova.